Ciao, sono Carlotta. Ciao, sono Felicia. Oggi prepariamo delle ricette per carnevale. Ecco. Abbiamo degli amici a cena e abbiamo deciso di fare una cena di finger food. In questo caso faremo una zuppa di ceci con battuto di guanciale e una decorazione con il lardo. Gli ingredienti sono dei ceci, in questo caso già lessati comprati in barattolo, dell'alloro, del lardo per la guarnizione, del guanciale di maiale, sedano, carota, cipolla e naturalmente olio, pepe e sale. Per prima cosa prepariamo quindi il soffritto con sedano, carota e cipolla. Io ti do il pela patate rosa e tu peli la carota. Sì. Nel frattempo io mondo il sedano. Adesso io mi occupo della cipolla e tu tagli le verdure. Grazie. Le verdure del soffritto sono pronte, prepariamo il battuto di guanciale e lo prepariamo aiutandoci con un frullatore per fare prima. Ci siamo spostati i fornelli, prendiamo una pentola, prendiamo dell'olio, lo passo per favore, voilà, se, prego. E ci aggiungiamo direttamente il guanciale. Ora che la parte grassa del guanciale si è sciolta, possiamo unire il soffritto. Quindi cipolla, sedano e carota. E aggiungiamo anche due foglie d'alloro. Il soffritto è appassito, andiamo ad aggiungere i ceci. Voilà. Noi li uniamo con la loro acqua di conservazione. Se invece volete una crema più saporita, dovete semplicemente scolarli e poi in padella aggiungere il brodo. Siccome la zuppa di ceci si impiega un po' a cuocere, come vedete ci siamo trovati tutti qualcosa da fare. Adesso togliamo l'alloro e poi togliamo tutto. Una volta frullati i ceci, controlliamo la consistenza. Se è troppo liquida, la lasciate ancora qualche minuto sul fornello continuando a mescolare. Se invece va bene, spegnete e lasciate leggermente intiepidire. Mentre la crema di ceci si intiepidisce, Carlotta ci insegna a fare una rosa di lardo. Vediamo. Allora, prendete una fetta di lardo. Solitamente il lardo è un po' alto, quindi per fare questa cosa è meglio tagliarlo a metà. Arrotoliamo. E per ottenere una rosolina un po' più proporzionata tagliamo la base. La crema è leggermente intiepidita, prendiamo un mestolo e andiamo a impiattare. Completiamo con una spolverata di pepe e con una rosolina di lardo. La crema di ceci è pronta per essere servita.